Come vi avevo promesso, questa settimana qui ad Anime Cowboy c'è un ospite veramente importante. Abbiamo con noi al telefono Levante. Ciao, grazie. Levante, che in realtà è il tuo nome d'arte, tu ti chiami Claudia e sei una ragazza che ha più o meno la nostra età, dell'87. Sei diventata famosa quest'anno, con quest'estate, con Alfonso. Però Alfonso rappresenta, Alfonso, Memo e Sbadiglio, il tuo ultimo disco, rappresentano la punta dell'iceberg di una tua carriera che è veramente lunga. Tu nasci nell'87 e vedo che fin dall'età di 11 anni hai iniziato a scrivere musica, a pensare di fare la musica, le canzoni, la tua professione. Come mai, secondo te? Ma guarda, è una cosa innata, non saprei spiegarti bene, nel senso che il mio approccio alla musica, allo strumento, alla chitarra, nasce sicuramente perché influenzata dalla mia famiglia. Ho un fratello che suona la chitarra, mio papà suonava l'organo, per cui a casa si respirava già quest'aria un po', insomma, musicale. Il resto è stata tutta una sorta di passione, ispirazione, desiderio incontrollabile di fare quello e di desiderare sempre solo quello e basta. Tanto che ho iniziato a 11-12 anni, non ho mai più smesso, ed essendo io un gemelli, di solito le cose le inizio ma non le finisco mai, e invece sto continuando. La musica è l'unico mio punto di riferimento vero e proprio. C'è la dimostrazione che i segni zodiacali danno una traccia, ma non sono la realtà da seguire. Non sono la realtà. Tutti i giorni. Tu inizi la tua carriera come vera cantante quando avevi 13 anni, leggo dalla tua biografia, quando un tuo provino arriva nelle mani di Teddy Reno, un artista sicuramente importantissimo per la scena musicale italiana. Com'è stato lavorare con lui, insomma, avere a che fare con lui? Ti ricordi? Ma è stato stranissimo, perché io mi spostavo da Catania verso Roma per fare questo provino per il Festival degli Sconosciuti di Ariccia, e quindi figurati, vabbè, ero già alta così come sono, 1,70 m, altissima, fisico da donna, però fondamentalmente animo da bimba. Quindi sono arrivata davanti a questo mone con i capelli bianchi, e è stato molto strano, perché lui, ripensandoci, mi trattava effettivamente da bambina, e io mi dicevo, ma sto ma cosa vuole? Perché poi, quando se ci pensi, no? Quando un adulto tratta come uno stupido, come se non capisse un ragazzino di 12-13 anni, no? Con quell'atteggiamento un po' saccente, ti senti un po', cioè, come dire, ma perché sta facendo così? Poi in realtà col tempo ti rendi conto che ovviamente non puoi fare, anch'io adesso mi approccio ai ragazzini di 12 anni in questo modo, come se raccontassi delle fiabe. Quindi questo è stato il nostro primo incontro. Poi anche l'ultimo, insomma, fondamentalmente, perché io non partecipai poi a quel festival, per cui ci si è persi, le nostre strade si sono divise. La tua esperienza poi ti porta fuori dalla tua terra natale, che è Catania, ti porta in tanti posti d'Italia, dicevi Roma, poi magari analizzeremo anche la tua esperienza a Torino, ma un'esperienza che mi ha colpito è stata quella di Leeds. Esatto. Perché Leeds, con tutte le belle città che ci stanno in Inghilterra? Cosa hai trovato? Allora, cosa ti dava Leeds? Tremendo, guarda, ma quella è stata un'esperienza, non l'ho mai detto, lo dico a te, è stata un'esperienza tremenda, perché io arrivavo a Leeds perché avevo lì un gancio con dei discografici, no? Di lì. E avevo questo amico che mi ospitava. Ma dove mi ospitava? Io ho dormito per 2 mesi in un gabinetto, cioè in un bagno, su un materasso gonfiabile. Quindi no, è stata un'esperienza da dimenticare, però mi ha insegnato tanto. E poi, insomma, avevo questi 10-11 brani in inglese, per cui ho anche un repertorio internazionale, se vuoi. Eh beh, certo, ti va bene, casomai ci fosse da andare all'estero, tu sei già pronta, non hai da arrangiare cose nuove. Tuttavia l'esperienza in inglese non è andata come speravo, quindi sono ritornata a Torino, e da lì ho incontrato Jerry durante la mia strada. E Torino è un po' la culla di tutti gli artisti della scena indipendente, della scena indipendente italiana. Penso che anche tu abbia avuto la stessa impressione che ho io, avendo modo di intervistare, avere a che fare con altri artisti che
ti direi nell'80% vengono tutti da Torino, da quella zona lì. Com'è stata la tua vita a Torino? Beh, sicuramente magica, perché Torino è una città magica. Io la mia adolescenza, perché poi ho fatto il liceo qui, sono arrivata negli anni del liceo, è stata veramente scuola casa, casa scuola, sempre così. Anche a livello musicale me la sono sempre cantata e suonata in camera. Poi dopo il diploma mi si è aperto un mondo, perché ho iniziato a scoprire la vera Torino, insomma quella più giovane, quella che non c'entra nulla con i musei e gli edifici architettonici, per cui ho scoperto la notte di Torino e con questa i cantautori torinesi. Infatti da lì ho legato tantissimo e ho iniziato a lavorare sul progetto di manuale di istruzione. Poi, cioè, oddio, è passato poi tanto tempo, però alla fine ho concluso alla grande con questo progetto. I semi, diciamo, sono stati gettati proprio in quel periodo. Ricordo ai nostri ascoltatori di Radio TRM, qui da Anime Cowboy, che abbiamo ospite con noi al telefono Levante, cantante che abbiamo imparato tutti ad amare quest'estate e che vi esorto ad ascoltare. Non abbandonate le frequenze, rimanete con noi, perché adesso ascolteremo Memo, ma dopo torneremo qui con Levante per parlare del suo ultimo, nonché primo, disco.